Radosalmè è un pastore del Centro Apostolico Missionario Giubileo di San Giovanni la Punta di Catania ed è anche cantante, musicista e compositore evangelico molto famoso in tutta Italia. Ha fatto parte per diversi anni della Chiesa Parola della Grazia di Palermo di Lirio Porrello come worship leader e in passato ha scritto molti cantici ispirati dallo Spirito Santo di grande benedizione. Ma da più di 10 anni ha cominciato ad avvicinarsi all'ecumenismo e alla Chiesa Cattolica. Nell'ambito del cristianesimo, la Chiesa Cattolica è quella che nei secoli ha senza dubbio maggiormente manipolato e distorto la parola di Dio, aggiungendo eresie che sono in completo contrasto con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, mettendo la tradizione, cioè l'interpretazione umana della parola di Dio, ad opera del Magistero della Chiesa, addirittura ad un livello più alto delle Sacre Scritture. Dottrine come il papato, l'infallibilità del Papa, la dottrina del Purgatorio, il culto di Maria, l'adorazione delle statue, delle immagini e delle reliquie, l'Immacolata Concezione di Maria, la confessione auricolare al prete, l'intercessione di Maria e dei Santi, eccetera, eccetera, sono tutte false dottrine che non solo non hanno nessun fondamento scritturale, ma seducono e portano le persone nella schiavitù di uno dei peccati più gravi e abominevoli agli occhi di Dio, l'idolatria. La Bibbia ci avverte di non aver comunione con nessuno che non metta in pratica e non insegni la parola di Dio correttamente. 2 Corinzi 6,14, 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Galati 1,8. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Il Signore ci esorta a separarci dagli idolatri e ad allontanarci da chiunque non metta in pratica e rigetta la sua parola, perché, come abbiamo più volte detto, in tutto questo studio possiamo essere sedotti e contaminati. Ma Corrado Salmè ha continuamente e ripetutamente ignorato questo avvertimento. Ha infatti avuto contatti fraterni con la Chiesa Cattolica partecipando sia agli incontri ecumenici e sia alle campagne evangelistiche da essa organizzata. Ad agosto del 2008, a Barletta, ha partecipato ad un incontro di evangelizzazione organizzato dalla Chiesa Cattolica in una tenda al fine di riportare le pecorelle smarrite all'interno della parrocchia. Il prete, Don Francesco di Barletta, che ha organizzato questo evento, ha affermato sul sito della sua comunità quanto segue. Perché tutto questo in tenda e non in parrocchia? Tante persone oggi sono sfiduciate, scandalizzate, spaventate da una serie di avvenimenti. Tanti altri invece non conoscono o hanno dimenticato la fede cattolica. Allora, attraverso la tenda, Gesù va a cercare gli smarriti laddove si trovano. Essi vanno rievangelizzati con nuovo zelo e nuovo ardore, incoraggiando, esortando e, toccati nuovamente dalla grazia, vanno ricondotti nel recinto, cioè la parrocchia. Come ben si comprende, la parrocchia gioca un ruolo fondamentale. Con la tenda essa mette le ruote e si muove a cercare la pecora smarrita. In conclusione, dalla parrocchia si parte per la missione e in parrocchia si ritorna con le pecorelle, avendo poi cura di tenersele ben strette e nel migliore dei modi. Ovvio, ma questo è un altro discorso. In un'intervista, parlando di quell'evento, Corrado Salmè ha affermato: «Sono stato invitato da Don Francesco di Barletta tramite altri fratelli. Io li chiamo fratelli perché tali sono all'interno della Chiesa Cattolica. Sono stato invitato là,
Abbiamo avuto una bellissima serata di evangelizzazione ad agosto del 2008 in una delle piazze principali di Barletta, dove più di 400 persone hanno alzato la mano per accettare Gesù dopo una predicazione evangelistica, perché se mi si invita a parlare di Gesù all'interno della Chiesa Cattolica, io non ho problemi. L'ho fatto tante volte. Corrado Salmè, definendo i cattolici fratelli, ha usato i suoi talenti spirituali donati da Dio per cantare e collaborare con la Chiesa Cattolica al fine di evangelizzare e riportare le persone nella parrocchia. Agli occhi di Dio questa è una cosa gravissima. È come portare le pecore nella tana dei lupi. Nonostante dopo questi eventi fosse stato ripreso ed esortato da molti fratelli a pentirsi e ravvedersi, non ha voluto ascoltare nessuno e ha continuato il suo percorso ecumenico con la Chiesa Cattolica. Il 25 aprile 2012 è stato ad un incontro ecumenico ad Adrano. Dal 9 al 21 ottobre 2012 a Fiuggi. Il 30 aprile 2014 ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso di Mazara del Vallo. Il 20 giugno 2014 a Sciacca per i cofesteggiamenti di San Luigi Gonzaga. Le conseguenze del continuo rigetto di ogni tipo di correzione ed esortazione al ravvedimento sono evidenti sia in ciò che crede che nella dottrina che insegna. Parlando del Papa, ha risposto a un fratello che gli faceva domande in merito che il Papa è battezzato di Spirito Santo e parla in lingue. Vediamo i punti più importanti della sua falsa dottrina. Falsa dottrina numero 1. Siamo tutti figli di Dio. Non voglio sconvolgervi, ma io non credo assolutamente che c'è differenza tra creature e figli. Non lo credo affatto, perché la Bibbia non ci dice questo. Sono convinto che siamo tutti figli di Dio, tutte le persone che vivono sulla faccia della terra. Questa falsa affermazione è in linea col pensiero della Chiesa Cattolica e con l'ultima dichiarazione di Papa Francesco fatta ad aprile del 2018, in cui ha detto che siamo tutti figli di Dio, anche i mafiosi e coloro che credono in altre religioni. Ma è assolutamente errata. A causa della natura di peccato che abbiamo, Gesù ci definisce spiritualmente figli del diavolo, quindi siamo influenzati da lui e abbiamo i suoi desideri. Giovanni 8:44. Voi siete dal diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicidio fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Diventiamo figli di Dio solo attraverso il ravvedimento e la fede in Gesù, ricevendolo come Signore della nostra vita e sottomettendoci a Lui e alla Sua parola. Giovanni 1:12. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Falsa dottrina numero 2. La Bibbia non è la parola di Dio. In nessuna parte della Bibbia è scritto che la Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia contiene la parola di Dio, ma non è la parola di Dio, e questo è dimostrabile non in centinaia, è dimostrabile in migliaia di modi. Sono fermamente convinto che la Bibbia non sia la parola di Dio perfetta, perché perfetta non lo è, perché ha tanti errori e tante problematiche di traduzione. Ora, pochi sanno che i Vangeli, che tutta la struttura letteraria della Bibbia è stata manomessa nell'arco dei secoli, e che tutto quello che noi abbiamo in realtà non è la maggioranza, non è originale, che è stato manipolato, eccetera, eccetera. Quando Paolo dice tutta la scrittura è divinamente ispirata, non si sta riferendo al Nuovo Testamento, si sta riferendo ad una parte, non a tutto l'Antico Patto, ma ad una parte dell'Antico Patto. Dio non lo conosce attraverso la Bibbia, Gesù lo ha detto. Gesù noi lo conosciamo attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Dire che la Bibbia non è la parola di Dio, che non è perfetta, che è stata manipolata e manomessa, ha come obiettivo screditarla e infondere dubbi nel cuore dei credenti, perché
perché usino il loro discernimento umano per interpretarla e per definire ciò che è giusto o sbagliato, o ciò che è verità o ciò che è menzogna. È così che si prepara il terreno per introdurre false dottrine ed eresie di perdizione. Insinuare dubbi e screditare la parola di Dio è stato l'inganno preferito dal diavolo fin dal principio. Per sedurre Eva e indurle a mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male, le fece credere che ciò che Dio aveva detto non era la verità e che se ne avessero mangiato non sarebbero morti e sarebbero diventati come Dio. Genesi 3, 2, 5. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Gesù non ha mai messo in dubbio la verità dei testi dell'Antico Testamento e ha confermato ogni parola che era scritta. Giovanni 17,17 dice: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Matteo 5,17: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. È una grave offesa a Dio sostenere che la Bibbia non è l'assoluta e perfetta parola di Dio perché contiene molti errori e perché è stata cambiata e manipolata. Implicitamente è come dire che il creatore del cielo e della terra, il Dio onnipotente a cui tutto è possibile, non è stato in grado nella storia di trovare uomini fedeli che trascrivessero parola per parola la sua volontà, e che non ha saputo salvaguardarla permettendo a uomini iniqui di manipolare e distorcere il Vangelo per farci avere una Bibbia che, come direbbe Totò, è una ciofeca. La Bibbia è la perfetta parola di Dio e tutto ciò che contiene è verità ed è indispensabile per la salvezza. Chi come Salmè afferma il contrario lo fa perché per introdurre la menzogna bisogna prima screditare la verità, esattamente come fece il diavolo con Eva. Falsa dottrina numero 3. Il Dio dell'Antico Testamento è schizofrenico. Sulla sua pagina di Facebook, Corrado Salmè fa vedere un video della lapidazione di una donna ad opera di musulmani e fa delle considerazioni pesantissime su Dio, dicendo: possiamo protestare quanto vogliamo contro l'Islam, ma dobbiamo tenere conto che Gesù è nato in una nazione con una cultura simile. La lapidazione era parte integrante della legge ebraica. Se il Dio dell'Antico Testamento ha ordinato tali barbarie in seno al suo popolo e verso gli stranieri, e dopo qualche secolo nel Nuovo Testamento ha ordinato l'esatto contrario, invitandoci ad amare i nostri nemici, allora è un Dio schizofrenico e degno di essere messo alla stregua di tutti gli altri dei pagani che avevano bisogno di essere soddisfatti solo mediante sangue e sacrifici. Solo in Gesù noi troviamo la vera immagine di Dio. Tutte le altre immagini proposte, compresa quella di Mosè, non corrispondono a Dio. Dobbiamo avere il coraggio di dire e affermare certe cose, altrimenti saremo sempre schiavi di tradizioni, religioni e dogmi incomprensibili. Dio non è un Dio di morte, Lui non toglie la vita, Lui la dona. Questo pensiero l'ho anche ribadito personalmente in questo video. Vediamo. Molti non riescono a comprendere come Dio possa essere cambiato in questo modo, cioè un Dio che nel giorno prima dice odiate i vostri nemici, sterminateli, uccidete donne, bambini, lattanti, uccidete qualunque cosa, chiunque va in contrasto ai comandamenti di Dio. E il giorno dopo arriva Gesù che dice no, gli amici, i nemici bisogna amarli e soprattutto bisogna perdonarli. Allora due sono le cose. O Dio è schizofrenico e cambia idea, o vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle nostre traduzioni, nelle nostre Bibbie, e che il definire la Bibbia l'assoluta e perfetta parola di Dio
è probabilmente uno degli errori più grandi e dei dogmi più assurdi che si siano tramandati. Che razza di Dio è? Un Dio che ordina di distruggere popolazioni intere e il giorno dopo ti chiede di amarle. Questo non è Dio, questa è un'immagine sbagliata di Dio. Chi ha visto Gesù ha visto realmente come Dio è. Ascoltando Gesù e vedendolo operare, era così facile credere in Dio. Perché quando Gesù camminava, quando Gesù lavorava, quando Gesù predicava, quando Gesù operava, tutti credevano in Dio, perché era così facile, perché lui rappresentava realmente come era Dio in realtà. E Gesù è venuto per darci la giusta e la corretta e definitiva immagine di Dio. Il falso messaggio che cerca di infondere Salmè è quello di far credere che il Dio dell'Antico Testamento non è lo stesso che vediamo manifestarsi in Gesù, perché in passato ha giudicato e fatto morire molte persone per amore del suo popolo Israele. Questo proverebbe che ciò che l'Antico Testamento dice di Dio è falso, perché altrimenti Dio sarebbe schizofrenico. Prima dice di odiare e uccidere i nemici e poi Gesù ci dice di amarli e perdonarli. Quindi solo in Gesù vediamo la giusta, corretta e definitiva immagine di Dio. Non avere discernimento a causa del peccato e dell'impenitenza porta ad andare completamente fuori strada e a dire eresie stratosferiche. Se Dio nell'Antico Testamento eseguì giudizi molto severi sulle persone, come il diluvio, Sodoma e Gomorra, le pene capitali come la lapidazione, eccetera, è perché non vi era ancora il rimedio per espiare il peccato che è molto contaminante. Ci basta pensare a Sodoma e Gomorra, dove il peccato, come un'epidemia, aveva contagiato tutti gli abitanti che erano diventati sessualmente pervertiti. Il diavolo cominciò da subito a cercare di distruggere Israele per impedire la venuta del Salvatore, servendosi di uomini ostili a Dio e usando l'arma a cui tutti erano soggetti, il peccato. Quindi Dio doveva asportare il male per proteggere il popolo di Israele e farci arrivare il Messia per la salvezza. Attraverso Gesù siamo entrati nell'era della dispensazione della grazia, dove con il pentimento e la fede si può ottenere il perdono dei peccati e una nuova natura santa in grado di mettere in pratica la parola di Dio. Ecco perché Dio non esegue più gli stessi giudizi di allora, perché nel sangue di Gesù ora c'è la medicina per espiare il peccato. Alleluia! In merito ai giudizi di Dio nell'Antico Testamento, Gesù stesso li ha confermati. Luca 17, 26, 29. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Per quanto riguarda che solo in Gesù vediamo la vera immagine di Dio, perché è buono, non giudica nessuno, non fa morire nessuno, neanche i nemici, ed è facile credere in Lui, ecco come Gesù parla in merito a chi è infedele, ribelle e impenitente. Luca 19, 26, 27. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccidetegli alla mia presenza. Apocalisse 2, 21, 23. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco. Io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 21, 7-8. Chi vince erediterà tutte le cose. E io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio.
ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Gesù è buono, pietoso e misericordioso, ma come abbiamo visto, con gli infedeli, i ribelli, gli impenitenti e tutti gli operatori di iniquità sarà molto severo e saranno giudicati e condannati. Il concetto fondamentale è questo. Se per diventare peccatore, nascere peccatore, tu non hai bisogno di credere in Adamo come tuo Signore per la condanna, la domanda è perché devi credere in Gesù per essere giustificato? Cioè, Gesù, che è l'ultimo Adamo, ha cambiato le sorti dell'umanità. Attraverso Adamo la disubbidienza, la morte, il peccato ha regnato su tutti gli uomini in maniera automatica. Così attraverso Gesù, attraverso la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione, la giustificazione è stata data in maniera automatica, la salvezza è stata data in maniera automatica a tutta l'umanità. La giustificazione è stata data in maniera automatica, la salvezza è stata data in maniera automatica a tutta l'umanità. Quella vista adesso è forse l'eresia più grande e pericolosa che abbiamo trattato finora. Secondo Salmè, attraverso Gesù, la giustificazione e la salvezza sono state date a tutti gli uomini in maniera automatica. Quindi non c'è bisogno di ravvedersi dal peccato, di credere in Gesù, di mettere in pratica la sua parola e di essergli sottomessi, tanto siamo già salvati in maniera automatica. Questo è il più grosso inganno che il diavolo poteva ispirare ad un uomo. Analizzando spiritualmente l'operato di Corrado Salmè, possiamo vedere le conseguenze di chi persevera nel peccato e nella disobbedienza, rigettando la riprensione di Dio e della coscienza come fecero Imeneo, Alessandro e Fileto. Perde completamente la rivelazione di Dio e della verità e fa naufragio nella fede, diventando un canale per introdurre nella Chiesa false dottrine di perdizione. Perdendo completamente il timore di Dio, Salmè prima ha detto che la Bibbia solo in parte è la parola di Dio, che è stata manipolata e non è perfetta, che se Dio nell'Antico Testamento aveva comandato giudizi come il diluvio e la lapidazione è schizofrenico e degno di essere messo alla stregua degli dei pagani. Poi distorce completamente il Vangelo, fregandosene di tutto l'insegnamento del Signore e degli Apostoli, dicendo che siamo tutti automaticamente salvati. Tutto questo è assolutamente falso. Per la salvezza occorre il ravvedimento dal peccato e la fede. Gesù ci ha detto. Così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Luca 24, 46-47. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, 15, 16. Se fossimo stati automaticamente salvati e giustificati, Gesù non ci avrebbe comandato di predicare il Vangelo e dire a tutte le genti di ravvedersi e credere per non essere condannati. Quindi tutta questa dottrina è assolutamente falsa. Ma Corrado Salmè non si è fermato qui e si è spinto oltre l'inverosimile affermando pensieri incredibili sull'ecumenismo, sulla condanna, sull'inferno, arrivando perfino a dire che l'inferno non esiste e che Dio è talmente buono che alla fine salverà tutti. Vediamo. A Dio non gliene frega assolutamente niente se tu sei cattolico, se tu sei evangelico, se tu sei testimone di Geova, se tu sei musulmano, se tu sei buddista, se tu sei shintoista, se tu sei qualunque cosa, ateo. Dio non gli interessa. Dio ama ogni singolo essere umano. Tutte le persone saranno con Dio.
tutte le persone saranno con Dio. E come fa un Dio che ti chiede, che chiede a noi, che è difficile, perdonare i nostri nemici 70 volte 7, quindi sempre, però poi lui si passa il lusso di condannare i suoi nemici per sempre. Non ha senso. Non c'è nessuna condanna, non c'è nessun inferno, non ci sono fiamme eterne. Ma di quale mostro stiamo parlando? Questo è uno degli intoppi, questo è uno degli ostacoli più grandi che sono stati posti davanti all'umanità. In questo video possiamo vedere nella realtà l'applicazione dello studio sulle caratteristiche dei falsi profeti e della loro arte manipolatoria della scrittura per introdurre falsi insegnamenti. Parlando del perdono, Corrado Salmè ha affermato che se Dio chiede a noi di perdonare fino a 70 volte 7 i nostri nemici, vuol dire che Lui perdona molto di più di 70 volte 7, a prescindere se vi sia o meno pentimento e ravvedimento. Quindi, tutti i nemici di Dio che vivono volontariamente nel peccato saranno comunque in paradiso. È vero che il Signore ci dice di perdonare fino a 70 volte 7 e dobbiamo farlo, ma la condizione che Gesù ci ha insegnato è quella che il fratello si penta, venga da noi e chieda perdono. Leggiamo. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo «mi pento», perdonagli. Luca 17,34. Se il fratello pecca e non si pente, l'insegnamento di Gesù è completamente diverso. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Matteo 18,15-17. Il Signore qui ci insegna a prendere le distanze da coloro che peccano volontariamente senza rimorso e pentimento e rigettano ogni tipo di riprensione, e ci esorta a trattare queste persone come se fossero pagani e pubblicani, ovvero idolatri e ladri. La Bibbia insegna che i ladri e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Prima Corinzi 6,9-10. Da nessuna parte della Bibbia è scritto di perdonare 70 volte 7 un fratello impenitente. In Ezechiele è scritto: «Ma se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà forse costui? Tutta la sua giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata. Per la trasgressione che ha compiuto e per il peccato che ha commesso, egli morirà a causa di essi». Ezechiele 18,24. Questo verso parla di un giusto che si allontana dalla sua giustizia per tornare nel peccato. Dato che la Bibbia dice che non c'è neanche un giusto sulla terra, neanche uno, il riferimento è chiaramente a una persona che è stata resa giusta dal sacrificio di Gesù e che sceglie di tornare a vivere nel peccato senza pentirsi. Dio dice che chi fa questo morirà a causa dei suoi peccati e tutta la giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata. Quindi, tutto l'insegnamento di Salmè sul perdono è falso. Oltre a questo, ha
confermato il suo pensiero ecumenico affermando che a Dio non importa di che religione sei, in che filosofia credi o se sei ateo, rendendo così valido ogni orientamento religioso e filosofico, e ha introdotto un'altra falsa e pericolosissima dottrina secondo la quale l'inferno non esiste, non c'è nessuna condanna per nessun essere umano e che tutte le persone di qualsiasi religione o atee saranno con Dio. Dio non gliene frega assolutamente niente se tu sei cattolico, se tu sei evangelico, se tu sei testimone di Geova, se tu sei musulmano, se tu sei buddista, se tu sei shintoista, se tu sei qualunque cosa, ateo. Tutte le persone saranno con Dio, tutte le persone saranno con Dio. Non c'è nessuna condanna. Non c'è nessun inferno, non ci sono fiamme eterne, ma di quale mostro stiamo parlando? Pensate, se fosse vera questa teoria, troveremo in cielo anche Stalin, Mussolini, Hitler e tutti i peggiori dittatori della storia responsabili di guerre e di milioni di morti. Ma cosa dice la Bibbia a proposito dell'inferno? La parola inferno nella Bibbia non esiste. Esiste la parola Sheol, Geenna, Tartaro, Hades, che sono indicati come luogo del soggiorno dei morti e della punizione dei malvagi. Nel libro dell'Apocalisse, Gesù parla del luogo di punizione eterna chiamandolo stagno di fuoco e zolfo, dove saranno per sempre il diavolo e i suoi demoni, la bestia e il falso profeta, e tutti malvagi e peccatori impenitenti per essere tormentati in eterno. Leggiamo. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Allora il diavolo che le aveva sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Come definireste uno stagno che arde con fuoco e zolfo, dove si viene tormentati giorno e notte in eterno? Non lo definireste inferno? Quindi, anche questo pericolosissimo insegnamento di Corrado Salmè è falso. Facciamo ora una piccola riflessione. Nel corso di tutto lo studio, e soprattutto nei primi due capitoli, abbiamo analizzato la scrittura in merito alle caratteristiche dei falsi profeti e alle conseguenze gravissime in cui incorrono coloro che volontariamente e senza pentimento trasgrediscono la parola di Dio. Rileggiamo 2 Pietro 2:1-3. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. Alcuni pensano che coloro che rinnegano il Signore sono quelli che scelgono e pubblicamente dichiarano di non voler più aver niente a che fare con Dio. Ma non è così. Il testo che abbiamo letto ci fa capire chiaramente che i falsi dottori e falsi profeti di cui parla Pietro hanno rinnegato il Signore restando all'interno della Chiesa, come dottori e insegnanti per introdurre di nascosto false dottrine di perdizione. Il significato della parola rinnegare, che è qui usata, lo abbiamo visto nei primi due capitoli dello studio e proviene dal greco arneomai, che vuol dire negare, non accettare e rifiutare. Rinnegare il Signore quindi equivale a negare, non accettare, rifiutare, disobbedire la parola, peccando volontariamente, formulando e insegnando false dottrine, perché Gesù è la parola di Dio. Chi rinnega la parola di Dio
sta rinnegando il Signore. Corrado Salmè, come abbiamo visto in tutto lo studio, lo ha fatto ripetutamente e senza alcun segno di pentimento e di ravvedimento, e quelle che abbiamo visto in quest'ultimo video sono le gravissime conseguenze di chi, avendo completamente perso la vista spirituale e il contatto con Dio, introduce dottrine di perdizione come l'inesistenza dell'inferno e della condanna, il perdono di tutti e la salvezza per ogni persona e per tutte le religioni, mettendo in gravissimo pericolo la salvezza di migliaia di esseri umani. Il primo a essere vittima delle false dottrine che insegna è stato proprio lui. Credendo che la Bibbia non è la parola di Dio, che siamo tutti salvati in automatico, indipendentemente dalla religione di appartenenza, dal peccato, e che non c'è nessuna condanna e nessun inferno, Corrado Salmè ha commesso più volte adulterio a danno della moglie ed è stato la causa della rottura del suo matrimonio. Dopo di questo, senza provare alcun timore o vergogna, ha iniziato una nuova relazione con un'altra donna senza farsi scrupoli di renderla pubblica, esattamente come abbiamo visto fare a Matteo Roveglia nel capitolo 11, dando così l'impressione di essere benedetto e approvato dal Signore e divenendo, insieme a Roveglia, un pericoloso modello a cui altri potrebbero ispirarsi per commettere lo stesso peccato con l'illusione di essere approvati da Dio. In merito al peccato di adulterio, la Bibbia afferma: chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Marco 10, 11-12. Se il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ebrei 13,4. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Prima Corinzi 6, 9-10. Gli insegnamenti di Corrado Salmè e i modelli che offre alla Chiesa di Cristo sono pericolosissimi per la salvezza dei credenti. Quindi è buono fare molta attenzione e allontanarsene. E per vedere se anche lui è un falso profeta, facciamo il lupo test. Corrado Salmè ha più volte commesso adulterio contro la moglie, causando la rottura del matrimonio, e vive una relazione con un'altra donna. Ha avuto più volte contatti e collaborato con la Chiesa Cattolica e insegna che siamo tutti figli di Dio, che la Bibbia non è la perfetta parola di Dio perché ha molti difetti e contiene molti errori, che siamo tutti stati salvati in automatico da Gesù, che tutti saremo con Dio, che non c'è nessuna condanna e l'inferno non esiste. Queste cose sono contro Dio e contro la sua parola? Esame non superato. Alla luce di ciò che insegna la Scrittura, Corrado Salmè è da considerarsi un falso profeta.